Buonasera a tutti e a tutte e ben ritrovati alla rubrica Educhiamo. Anche questa sera parleremo dell'arte della gratitudine da insegnare e da trasmettere come arte che porta pace, serenità, benessere all'interno delle proprie relazioni, sia familiari che amicali, professionali e di piacere. Ecco che abbiamo affrontato nelle puntate passate la pratica della gratitudine legata proprio a quello che è importante riuscire a trasmettere, quindi con un cartellone appeso in casa, una parete dedicata proprio ai grazie. Siamo passati poi per il diario, il taccuino delle parole belle, buone, giuste. E stasera parleremo di una scatola che può contenere i nostri grazie. Perché in questo periodo così difficile di relazioni sociali e di distanziamento è importante avere una scatola con tutti i grazie che vorremmo dire e donare alle persone con le quali magari in questo periodo non possiamo avere rapporti, non possiamo avere contatti. Ecco, passando per alcune scuole mi sono imbattuta in bambini che mi dicevano quanto a loro mancassero i nonni perché in un'altra città o i cugini, oppure anche solo gli amici che vivono in un altro comune e che vorrebbero loro dire grazie perché durante le videochiamate o durante tutti i modi creativi che si trovano per sentirsi vicini porta davvero un grande tocco di serenità. E a volte sul momento non viene la spontaneità di ringraziare per questo gesto che ci fa sentire più vicini durante questo periodo di distanziamento e di lontananza. Ecco allora una scatola da scarpe, una scatola che avete in casa che può essere trasformata come memoria dei grazie provati e che rimarranno lì in attesa di essere consegnati di persona. Ecco, questo potrebbe essere molto interessante e molto utile per i nostri bambini, ricordarsi di dire grazie, ricordarsi che la gratitudine è un'arte che sa aspettare, che sa attendere. La gratitudine è un'arte in grado di portare pace, serenità e riconoscenza nei confronti delle relazioni che riusciamo a cucire e a nutrire ogni giorno. Ecco allora quindi una semplice scatola da scarpe trasformata in una memoria della gratitudine. Un grazie alla nonna, un grazie al cugino, un grazie all'amico, un grazie al fratello, magari lontani. Ecco, questa scatola della memoria della gratitudine può avere un grande significato in termini di custodire un tesoro buono in attesa di essere proprio vissuto fisicamente insieme quando ce ne sarà ancora la possibilità.